così male. Ma io se cado in acqua perché sono ubriaco. Aspetti la sirena che ti viene a prendere. C'è la sirena del 118. Sì, esatto. 118. Ti dico io quando sei nella direzione giusta, eh. Ancora un attimo, giù. Ok, così perfetto. Tiro giù. È tutta a destra, c'è il timone. Non c'è nessuno, il timone è proprio... Siamo bravissimi come ciurma, ragazzi. Vi siete attenti? No, ci sono io. Sto vomitando, ma ci sono. Non capisco bene dove sto andando, ma ci sono. Andiamo a prendere l'altro teschio. Vogliamo fare la Skelly per fargli vedere a J-Ax come funziona, oppure no? Abbiamo quando... un po' di compartimenti. Sì, perché così... Uno può pulire dove ho vomitato? No, guarda, lo spazzettone c'è, ci pensi tu. Rifugliamoci tutti, ragazzi, e via. Rifugliamoci. Ci rifugliamo, va bene. Rifugliamoci tutti. Rifugliamoci. In che senso? Cioè, rifullarci di cosa? No, chi... mi ha vomitato in faccia. Vabbè. Non è colpa mia. Chi è che deve vomitare? Ma smetterò mai di vomitare oppure andrò avanti? Tra un po', dai. Ok. Allora, molto buono al galeone, dagli fuoco, quindi se riesci ti prendi anche un paio di incendiare che poi gliele lanci dietro. Okay. Prima magari fagli vedere come si spara col cannone. Quindi intendi non al nostro. Così, eh. No. No, anche perché poi pago, per amor di Dio, eh. Dopo Saint paga per... Dove sono andati? Despawnato, è andato dietro l'isola. Ho visto... Oh, c'è della roba! Dov'è che sarebbero? Ah, bombe incendiarie, ok. No, non sono riuscito a prendere tanta roba, ho preso solo una cassa di sete erotiche. Mannaggia, va bene, Mi sa che se n'è andata, pure la Skelly se n'è andata, ragazzi. Mi sa che se n'è andata, sì. Vabbè. E non ritorno più. La Skelly se n'è andata e non ritorna più. Ciao, Cami. Allora, dobbiamo andare... Penso che sia... No, quest'isola piccolina, secondo te, Gio? Sì, potrebbe, sai. Sì, potrebbe essere questa. C'è vedo una quella... sloop davanti, vediamo. Oh, c'è una sloopina! C'è una sloopina, sì. Ma c'è una luce viola alla nostra destra? È sì, una... diciamo... delle sirene, vai sott'acqua, come si chiamavano? Non mi ricordo come si chiamavano. I shrine, c'è mica i shrine. Di qua, ragazzi, quella piccolina, girate. La piccolina qua. Tiriamo sulle vele, state attenti alla sloopina. Volevo un attimo vedere se era l'emissario, cioè sì, è l'emissario, ma volevo vedere chi era. Non è... il Reaper, però, perché non lo vedo in mappa. Adesso il fazzoletto per il pollo. Ma... voglio un fazzoletto per un pollo. L'hai girato il timone? Ma allora, ragazzi! No, io non posso fare otto cose insieme. Stavo tirando sulla vela, mannaggia. Tanto, tieni la supina davanti, eh. Sì, vado, mi tuffo un attimo, dai, vado... Dove ti mi tuffi? Tuffo un attimo. Sull'isoletto. Bravo, vai a scavare. Ma raga, un po' spostato, ma vabbè, dai. Voi fate il giro largo così almeno se vengono a rompere i maroni. Stanno arrivando a rompere, non so se stanno arrivando verso di noi, però. Stanno proprio arrivando. Gio, tu stai andando là? Io sì, sono andato sull'isola. Ah, sono forse più vicini. Sì, sono un po' lontani. Questi lì per me arrivano, per me arrivano. Non è andato e non ritorna più. Adesso ovviamente, quando se no si è fermata. Sta girando dove? Sta venendo, ha tirato sulla vela. Però adesso, quando poi arriverà il momento, G-Ax, non si parlerà perché dovremo sentire i border. Perché dovremo sentire l'acqua, il player che nuota nel caso ci... Ah, ok. Nel caso. Ma perché non li andiamo a prendere, non ho capito. Perché adesso stiamo aspettando che lui prenda il teschio. Ricordati che la sloop... mettete all'arpione... G-Ax, una sloop può fare danni incredibili al galeone. Perché?
perché è più agile, più veloce. E tu, per carità, la potenza di fuoco di un galeone non la batte nessuno, però la slupina è molto più agile perché il galeone ha il culo pesante e può farti affondare, eh. Oh cazzo. Gio, sei tu quello là in fondo? La sirena è la tua, Gio? No, io sono... parlo della sirena. No, è la mia, dietro l'isola è la mia. No, no, sto parlando di questa qua. È dove arriva via. Il... ok. No, è ferma lì la sirena, eh. Mi sa che è la mia. È ancora ferma? Sì, pensavo che sia andato. No, è andata via adesso. Vai, vai, continua, Jax, bravissimo. Bravo. Non dire fin dove arrivavo. Ma c'era una sirena. Perché c'è uno squalo in mare? Era la mia quella. Che senso era la tua? Sì, perché quando ti allontani dalla nave ti compare sta sirena che poi ti fa ritornare istantaneamente sulla nave. Se allora, la lontana. La sloop penso che stia facendo rifornimento al forte. Ma non dovremmo caricare i cannoni allora? Ha messo giù la vela. Vabbè, ce l'hai nell'inventario, sei andato a refullarti giù. Sì, ce l'ho, ce n'ho 10. Cioè, ce n'ho 10, ne ho già caricate un paio, un'esplosiva. Una... ok, la sloop sta venendo verso di noi. Metto la vela, te la lascio così, Gio? Ma io non voglio stare al timone. No, però te la lascio giù così, ho al timone, Gio. Io decidete. Non sono capace al timone, te lo dico. Cioè, ci vado anche, ma non sono capace. Dovete dirmi cosa volete fare. Beh, lei sta puntando qua. Ah, beh, se sta puntando qua. Ma mi sembra che stia puntando qua. Voi cosa ne pensate? Più su. Così? Vado? Proprio a sinistra? Più su? Lo stai sparando nella... Vediamo se attacca. Per me questa attacca sta arrivando. Ehi, ragazzi, sapete. Non li prendiamo da qua. Sì, prova a sparare, vai. Vai, spara. No, non mi si è attaccato, che palle. Cominciamo bene, cominciamo. Minchia, io mi devo ricordare come si spara, però. Ah, minchia, non è possibile che io... non l'ho presa. Preso. Bravissimo, presa. Ci ha preso lui. Eh sì. Vedi che già lui ci sta facendo più danni? Eh beh, perché ci sta girando intorno. Appunto, quindi ragazzi, però... cioè, ma... date via. Non... Gira. No, datemi un po' più di vela, se mai. Sto riparando sotto io. Ok, vai, tranquilla. Ancora un po'. Che palle, cazzo, io sono salito a bordo, io ho salito, non si è attaccato alla scala, non si è attaccato. Non so. No, ma stanno andando via comunque, secondo me. Ah, lasciateli andare, va. Perché devo lasciarli andare? Vabbè, ma non sparato. Mi sembra... hanno fatto mi un sembra, buco, lasci andare. Vabbè, ma noi gli abbiamo sparato per primi. Gio, ti seguo, scusate. No, sono andati via, sono andati via. Sono troppo... cioè, stanno andando comunque. Stanno andando. Bene. Ma non siamo più veloci di loro, no? Allora, sloopina contro vento è più veloce del galeone. Contro vento. A vele, ovviamente a vento, sei molto più veloce. Dove dobbiamo andare? Mettiamo però la devi... allora, cosa devi saper... accetto la mappa per andare sì. A portare i dannati. Okay. Devi imparare a tenere le vele a vento, deve esserci sempre uno a timone... cioè deve essere il galeone, non è una passeggiata in salute e la ciurma deve essere affiatata, quello è sicuro. È proprio come noi. Sì, infatti si è visto proprio. Vola, vedo la sloopina volare, ok. Però ci sta, perché adesso ti stiamo facendo vedere il gioco, cioè non è una cosa... ti piace il mare? Eh beh, l'acqua è bella. Che si fa? Cioè, noi abbiamo lasciato scappare un'Atena? No, era un oro. Un oro. Oro all'uno. C'è della roba in mare. Verso nord, se vogliamo andare. Minchia smirata così. Al porto dei dannati. Vabbè, vediamo cosa c'è qui.
Oh, un incendiario. Qualcuno ha posto per un incendiario? No. A posto. Jack, tutto bene? Ti vedo fermo e silenzioso. Ma ci sono due, no, due raid in acqua in questo momento? Questo pesca. Bravo, bravo, molto bene. Ce la stai facendo? Devi seguirlo, eh. Stancarlo, poi tirare un po'. Devi fiancarlo e poi tirare un po'. Devi andare verso nord, Olaf. Madonna, come dondola adesso il galeone. Certo che se uno soffre mal di mare, ragazzi. Altro che VR. Madonna mia, se... Oddio, oddio, ti ho preso tutto, i pali tutti miei. Va. Cosa è successo? Raccontaci. Ho perso il pesce. Cosa spostati, perfetto. Hai paura, vero? Abbastanza, infatti, da quant'è che siete lì? È che sono io con la blender in mano, ero indecisa se buttarti di sotto o no. Non mi puoi fare male sparandomi, ma io posso farti male lanciandoti la blender. Ma non lo farò. Ecco, così appunto. Vabbè. Ma cosa dondola il galeone? Una pirata sola, tradita dalla ciurma che ama. Oh, povera martire, povera martire. Quindi ragazzi, noi adesso stiamo andando a fare il forte dei dannati. E quindi non l'abbiamo ancora fatta la gilda, giusto? No, la faccio, voglio sapere il nome. Ah, giusto, giusto. Adesso Jack avrà fatto simpatico e avrà votato sicuramente. Sinistra, vai nella nebbia, vai nella nebbia. Nella nebbia, sinistra. Un attimo, un attimo. Cioè, ragazzi, ha vinto, però è per colpa di Simo. Guarda come dondola, se per colpa di Simo, White Wolf e Joe Jack per il momento stanno vincendo spartani bagnati. Era meglio... Spartani loschi, quasi mi piace di più. Però io ho messo il... Se nessuno vota altro, FedEx, vai a votare per molti di... Vado, vado. Tiratemi su una vela almeno, che ci stiamo avvicinando. Ok, ti tiro solo vela davanti. Thank you. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe d'angolo. Ok, 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 no, lascia. Ok, basta, 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 basta. Ma basta cosa? Basta, basta. Un po' là davanti giù, se no non arriviamo più. Noi abbiamo tirato su ore prima. Hola, no, qua vedo un po' che siamo un po' tutti arrugginiti, io ve lo dico. Vedevo l'albero diroccato lì. Avete già tutto distrutto. Cazzo, che visuale che è. Jax, hai dei problemi. Curalo quel problema. Senti, ma guardalo. È orrendo. Cos'altro può fare? È orrendo. Poi potrei prendere dei vestiti nuovi, potrei prendere... Ah, vai, ma è già perfetto così. Ok, Giorgio che è nascosto. Ragazzi, questa ciurma promette bene. In questa nave... Ma tu non ti vergogni andare in giro vestita così? Sono bellissima, qual è il problema? È il modo. Bellissima. Sono bellissima, il mio pirata è meraviglioso. Cioè, bravissimo e bellissimo. Questo è il mio pirata come vissuto, è il titolo che c'ho. Ok, sei pirata vissuto, lo sappiamo, ti conosciamo, Jujek. Però J-Ax no. J-Ax, devi guardare Jujek come vissuto e pure il suo nome, capito? Ho visto che ha dei lustrini... No, è Olaf che ha i lustrini. Sono caduti in acqua. Mi ricordo, è Glittenberg, eh? È caduto in acqua, vediamo. Ullala. Ma non ci siamo... Non ce la faremo mai, questo galeone, mamma mia. Fammi vedere il pirata vissuto.
Vabbè, ma lui è vissuto figo, non è vissuto come il mio. Vedi? Ciao Cami, grazie per essere passato. Ciao, 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 ciao. Buonanotte. Ma è un vissuto figo, ma cosa c'hai sulla cinta? Ah, ok. Diamo il voto a come è vestito. C'è un barile in acqua. Fedez. È un barile in acqua? Diamo il voto al Fedez. Vabbè, ma 11 su 10. 7. Ma come 6? Ma come 7? 7 su 7. 7, 7 è buono, un bel voto. Vingardium Leviosa. Ah no, aspetta. Bombarda. Ma la... qual è la nostra bandiera? Hai sentito sparare? Anche tu hai sentito sparare, eh? Io ho sparato io. No, no, dei cannoni in lontananza. Ah no, allora, bestia, che orecchio. Ma lui è occhio di falco, eh. Siamo fermi? Possiamo scendere? Più o meno fermi. Ok, Olaf, fai vedere, andiamo, portiamo un teschio a testa. E mi no, sono... un teschio, va, tra l'altro andiamo in nave. Portiamo in nave, eh? E se arriva qualcuno ce lo porta via? Ah no, dai. Lo nascondiamo. Ok, nascondiamo. Dove lo porto? Su in alto? Dove vuoi. Andiamo, Fedez. Andiamo, Fedez. Fofino, sì. No, magari il Fop è forte e dannarti. Il Fop... Oddio. Comunque dondola anche di più la nave, se possibile. Ma dove stiamo andando, per curiosità? Stiamo andando dentro al forte. Ok. E dobbiamo accendere tutte le cose e via. Dobbiamo accendere praticamente... Ok, leggo un messaggio. Comunque Joe Fedez ha una voce bellissima, ma è il mio cuore per Olaf. Grazie. Come ti chiamo? Ob per il follow. Grazie, grazie, benvenuto. Ob. Obo. Obo. Grazie Simo, medico Simo. Però io non ho mai ricevuto così tanti complimenti né da Simo né da te. Cioè, vi fate complimenti tra voi maschietti, cioè, è una cosa assurda. Comunque la particolarità di questa cosa, J-Ax, è che tu nel momento starti questa cosa la vedono su tutta la mappa, ok? E può essere, grazie, okay, sono piena, può essere che vengano ad attaccarci per prendere il loot, quindi ci sarà un combattimento sia qui PvE sia nel caso con le navi che arrivano eventualmente, ok. Ma noi abbiamo portato il teschio perché? Perché abbiamo acceso le fiaccoline qua, vedi? Tutte le lucine, poi mettiamo qua quando sono accese tutte il teschio e facciamo partire questo ride, chiamalo ride. Ah, ok, ok, ok. Ma i teschi li trovi sulle isole ovunque? No, lì avevano saltato le missioni. Se no, di solito ci davano i teschi dei rituali, le skelly, che sono delle navi fatte di scheletri, e quando le affondi possono dropparti un teschio rituale. Ma ormai c'è la missione, così la voti, vai. Sì, devi trovare tutte le fiamme una alla volta. Ma bravo, giusto, tutte le fiamme, quindi lo squalo ti droppa la luce blu quando muori con lo squalo, col player rosa, il fulmine bianco, invece qua c'è tutto, fai prima. Ai tempi era un pochino più difficile. Ma cambia la fiamma del destino? Cosa? Cambi il colore. Infatti, e vedi... basta, ma serve a qualcosa? Eh no, hai messo questo, tutti i colori, guarda che sono tutti colori. Ah beh, ok, ok, te la porti dietro. Ti faccio crescere il battacchio, no grazie. Sto bene così. Il battacchio di Fragiulio? Il battacchio di Fragiulio, sì. Che colore è questo che manca? Vuoi dire cos'è, che è viola? No, questa è viola. È quello, è quello. Quindi ogni tanto uno di noi va in nave, controlla un attimo in giro e si controlla che non arrivi qualcuno ad attaccarci. Ok. Spiegazione esaustiva? Andato bene, ragazzi? Bravissimo. Ok. Combattimento consigliato con la sciabola o... E qua puoi fare... Allora, qua devi prendere... Cazzo, non gliel'abbiamo spiegato. Qua vedi che sono bianchi. Devi prendere una luce bianca qua dove escono le manine spettro, illuminarli con la lanterna e puoi colpirli. Li rendi... Radi ai colpi. Ok, quindi devo tirar fuori la lanterna. Come faccio a prendere la luce? No, vabbè, basta una volta sola, basta che lo faccia uno solo. Sì, però almeno lo sai. Okay. Dura un tot. Sono morto. Normale. Morendo anch'io. Ma devo fare sempre offrire l'anima al traghettatore? E per forza, se non ti restano.
Non ti restano. Sì, ricordati che devi mangiare quando prendi danno, ma l'ha mai capito. No, beh, mi ha massacrato in 2 secondi. E beh, quando si mettono in mezzo panino, i scheletri sono cattivelle. Puoi usare anche la pistola, puoi usare anche l'archibugio, usa quello che vuoi. Tanto le munizioni sono dentro lì, te le fanno trovare, quindi... Ce n'è un altro da qualche parte che non riesco a vedere. Lì. Grande, Joe. Che quello viene fuori adesso? Verde, 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 verde. Bravo, Giax. Dio buono. Verde, verde, se mi sparano. Muoio. Perché muori? Ah. Per curiosità, non c'è nessuno, mi sembra, alla nave, né intorno. Bravo, bravo, vedo che già hai capito il meccanismo. Sono morto. Vado. Oh, ma Dio, che fa male questi scheletri, cosa gli hai preso? Sono tornati più cattivi. Non siamo più abituati noi, ragazzi, ben perso. È facile, sì. Madonna, che male! Ma mi hanno ucciso, mi hanno shottato così! Non è possibile! Ma sono trasparenti! E no. Devi renderli... diciamo... ma mica bastava uno? No, c'è un tot! Ogni tot si resetta! Mi stanno ammazzando! Io sono morta! Ragazzi, dopo un po' che si lascia Sea of Thieves, bisogna riprenderci la mano, eh! Ok... Che storia. Tanto tempo è passato. C'è un traghettatore. I miei soci mi hanno fatto morire. Ma non è colpa loro. Mi sono fatto uccidere dagli scheletrazzi, capisci che. Ah, scusa, Joe, una volta che la prendi, devi. Ok. Cioè, portarla davanti agli scheletri. Sì. Vedi che quelli sono trasparenti. Li vedi che sono trasparenti. Sì, ho visto. Te li illumini loro. Sono? No, questo coso. E questo quanto tempo era difficile come... Adesso stiamo morendo tutti malamente. Sì, perché invece adesso è facilissimo. L'hanno reso più semplicino, sì. O che adesso l'hanno... Ma non penso, però siamo in 4, può essere che sia un pochino... Blu adesso, sì. Quando cambia la spatola. La spatola per combattere, devo mettere poi la spada, mi sa. Dice che fa meno male la spatola. Penso che abbiamo visto. No, scherzo. Magari ti senti più. Mi sento più macho. Macho man. I want to be a macho man. Potete querelarla se volete. Potete querelare, censurare. No, beh, ormai. Cioè, è proprio un clima brutto. Cioè, vi canto nell'orecchiettino Macho Man e poi mi... È un clima brutto, brutto. Aiuto. Dai, c'è. C'è un, dai, un keg. Dai. Arrivo, su, C'è un keg qua davanti. Ma la nostra... Ah, ok, stavo per dire... Ma il nostro galeone si sta andando a spasso da solo, ma c'era Joe in realtà che... Galeone... chi è che ha sparato al... No, sono morto. Io mi sono sparato dal cannone. Maria. No, qualcuno, può essere che lo scheletro ha tirato una spadata al keg. Al keg. Ma... Però vedo che è morto anche Olaf, quindi sto Olaf. No, io ero già morto prima in realtà. Diamo la colpa a Olaf? Ma sì. Dai, Olaf, per favore. Per favore, tu. Por favor. Por favor. Ma adesso, cioè, dobbiamo finire gli scheletri praticamente. Sì, più ondate. Le ondate finché non arriva il boss. Un gringo l'aggredì, la voleva. Basta. Ah,
Ah, c'è una palla di cannone. Cacchio. Grande FedEx. Rubata questa. Allora, oh, chi è? Colore rosso, rosso. 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 Occhio ragazzi, che c'hai il... occhio. Via. Esatto. Ma chi è che... Perché bruciate tutti? Tu? Perché potevamo anche morire. Tutti. No, non ce la fai, FedEx. Sono morto l'altra volta. No, vabbè, ma raga, ma come stai giocando? Ho perso... Vabbè, la fucidili e tirami su, grazie. Perché la nave sta andando via? Pensavo l'avessi mossa tu la nave. No, non l'ho mossa io. Perfetto, allora adesso... No, c'è qualcuno a bordo, Te l'ho detto che c'era qualcuno a bordo, ragazzi, ho bisogno di voi, io come sto entrando. Non eri tu allora? No, sta andando a fuoco. Ragazzi... Ma che cacchio? Si erano distratti, ragazzi, io sto andando su e vedo se... È affondata praticamente. È affondata? Sì. Ma come è vero che c'è un tizio? Eccolo lì, no, sì. Ci hanno affondato la nave così? A quanto pare. Sono in black screen infinito. Io sono in black screen, sì. Mannaggia, sì, ci hanno affondato la nave. Vabbè. No, e va bene, no. Da dove cacchio è arrivato? E va bene, no, porca puttana, cosa va bene? Poi da solo, no? Non ho capito. Io sto facendo fatica. Torniamo lì, non c'è problema. E che problema c'è? Che dobbiamo stare contenti prima. Paga sento, capito bene? Sì, no, beh, mi torna normale, non è che però... Ma come fai a dar fuoco a... Con l'incendiario. Ah, beh, devi portartela dietro. Ho portato un keg. Un keg, più più veloce. Status di emissario perso vuol dire che... Abbiamo perso l'emissario del visitore. Mi ha portato fuori, ha portato più di un keg, ha portato. Sì, sì, perché ha fondato in 2 secondi, sì. Beh, voi siete tutti qui o c'è qualcuno rimasto là? Io no, perché stavo tornando sulla nave, stavo tornando. C'è qualcuno in acqua, ma è... Nasconditi. Ah, una sirena. No, è... Una sirena, c'è qualcuno. Una sirena. Stai lì, nasconditi. Torna alla mia nave, cosa vuol dire? Stai lì e nasconditi. Stai lì, nasconditi. Ecco. Cosa è successo, Jeff? No, ho fatto torna alla mia nave e sono... Dove siete voi, credo. Perché te ne sei andato da là? Cazzo, quando che non dovevo. No, se venivi a controllarli sarebbe stato perfetto. No, ma non c'era nessuno. C'era. Da che parte dobbiamo andare? Ragazzi, sud-ovest. Ok. Ma teoricamente dobbiamo tornare lì adesso. Sì, ragazzi, mi tirate giù le vele, per favore. Sì. Adesso ci resettiamo un attimo, torniamo un po' più seri come quando eravamo un tempo. Come sì. Seri. Vediamo se facciamo male, se no moriamo lo stesso. Ma peggio di come siamo morti adesso. Ecco, quello che non piace a nessuno di questo gioco è questo, però in realtà è per me è quello che ti rende la parte bella, solo che qua sono stati affondati. Meno male che a dicembre metteranno i server più. Mettila, voilà. Fatti anche sentire, per amor di Dio. Cioè che non piace cosa? Che viene attaccato dagli altri... E che si arrabbiano perché ovviamente all'inizio, ma adesso non è più così, era un massacro. Bell'evento, please. Bell'evento, check. Avanti c'era, a quanto pare non più. Adesso sono tutte a vento, ragazzi. Olaf l'è tolta dal vento. Non è stato vento. Bella vento check. In questa nave di pirla. Ah no, scusate. No, ci sta. Dopo sta cosa ci sta. Ma il modo per curarsi più veloce è per forza avere la frutta in mano? Sì. Allora, ci sono cose che ti danno di più, tipo l'ananas, quello che ti dà più di tutti, della frutta. Poi c'è il mango e la grana, ragazzi, non mi ricordo più quale dei due. Mango, mela grana, cocco e banana. Quindi se riesci a prendere dei frutti un pochino più alti ti dà più vita. Poi noi abbiamo solo cocco e banana sulla nave. Poi c'è il pesce. Affondati, chiaramente, abbiamo solo. Lo sapevo che non dovevo lasciarla il teschio. Sciculando la roba. Ah.
Vabbè, è uguale, perché li becchiamo adesso. Ti dico, va bene, dai. Ma sì, vuoi che non vadano avanti a fare il forte? Comunque sono arrivati con una scialuppa, sono arrivati. Sì, non l'abbiamo... Sì, c'erano due scialuppe. Cazzo, mi ha fatto a non vederle. Abbiamo visto che siamo dei nabi e quindi resteranno lì, da tanto li ributtiamo giù. Sono d'accordo. E se, dai. Tuts. Oh, le munizioni della pistola dove le prendi? Girate un po', girate un po'. Segui, gira un po'. Qua. Forse le munizioni, le vedi, okay. Qua. E mentre lì era dentro dove c'erano tutte le luci. Ragazzi, cosa abbiamo preso? Colpa mia, abbiamo preso un attimo. Vado a riparare. La mia cerchietta, niente di che. Ma le armi sono uguali, vero? C'è pistola, è più precisa, l'archibugio può shottare se presa sul petto, poi il cieco. Quanto gli danno? 75 il cieco, 50 l'archibugio, 25 la pistola, ragazzi? Dipende dal cebugo e 25 a pallino. A pallino, ok. Quindi se becchi tutti i pallini è 100%. Allora c'è lo sloop, aspetta. Ragazzi, rifullate le palle. Gio, ti sei rifullato? Quello che non lo vedo più, ok, sta andando via, però non lo sta facendo. Va già. Andiamo a prenderlo. Dritti così. Siamo a vento? Gio, no. Allora, tu cosa fai? Vuoi provare a buttarti là da loro? Provo, ma è un botto che non gioco. Vabbè, si riprende la mano, Gio. È come andare in bicicletta. Va bene, anche li vedo io. E sono proprio ancora un po' offuscati. Allora, occhio, perché c'è anche un brigantino che arriva a sinistra, a destra c'è un brigantino, però è di... Oddio, Joe. Ok, bravo. Perfetto. Poi se vuoi provare a abbordare, ti l'avvisi prima, J-Ax ti spari nel cannone e prendi la direzione giusta per il player. Però lì magari ti sei refullato, J-Ax? Con le palle di cannone? Sì, 10. Bravissimo. 5 noci di cocco, splendide. 5 noci di cocco, splendide. Questa era la canzone preferita da Giugecco. Sì. Vai, rammali di brutto. No, ci stai dando i cannoni di sinistra, Gio. Rammali alla grande, Gio. Gio? Sono scappando, stanno. Lo so. Rammali. Rammali no. C'è uno scoglietto davanti, occhio. Vira un po' verso destra o verso sinistra. Tu prova a sparargli appena tiro, prendete adesso, non hai tiro appena. Chiaro. Vai ancora un po' verso... C'hai uno scoglio davanti, Gio, Sinistra, Gio. Appena. Bravissimo, okay. Guardate le scalette perché non si è mai. Sì. Un altro scoglietto piccolino ancora, Gio. Spostati ancora a sinistra. Cazzo, non l'ho visto quello. Vai tranquillo, ce la fai. Allora, se riuscite, ragazzi, quelli di prima sono. Se riuscite. Già. Puttana, figura di merda. Se riuscite, no, siamo troppo lontani. Vuoi che ti tengo le vele a vento, Gio? No, tanto adesso lo prendiamo. Lo sta mettendo contro vento, sta mettendo. Gio, perché non provi a tirarti e a buttarti? Potresti farcela. Perché c'è il timone. Vai! Che faccio di butto se non c'è il timone? Io non sono bravo al timone, ma dimmi se tiro, perché adesso mi giro un po'. No, non più. Aspetta, mi giro. Prova, così dovresti prenderlo, Gio. No, non ci abbiamo tiro. Guarda un po'. Datemi tempo, così, non sto così, guidando. Così. Vai. Ah, cazzo, per un pelo. Ok, ho la prova, tu J-Ax, prova tu qualcuno, non fatevi andare via. Rio. Abbiamo anche poche palle, cazzarola. Infatti, no, per quello che dico di non sparare troppo. Troppo corto, J-Ax. Sì. Vabbè, tranquillo. Sicuro, ho sbagliato. Troppo corto. No, la... Ok, adesso rientrate, però. Sì, dobbiamo rientrare. No, beh, io posso...
Sono le vele contro vento. Arriva il brigante si è fermato. Non so se aspettare lì, l'aspettiamo al forte, ragazzi. Cosa ne pensate? Ma non li prendiamo? No, non li prendiamo. Dov'è il forte, ragazzi? L'ho perso. No, se spalle. Allora, giro, vado. Tanto tornano questi. Tornano. Abbiamo dato il brigante sta arrivando da noi. Ragazzi, è arrivata in nave? Io ci sono. Si stanno scappando questi. Questi controvento. Dov'è il brigantino? Ce l'abbiamo davanti. Cerco di girare. Ragazzi, vado così. Puttana, ci fa male. Se volete tirare qualche colpo dal cannone di destra, però io me ne vado poi. Vai. Non ne vale la pena. No, non stanno neanche sparando. Lontano. Donna. Sono tutte e due proprio... oro? Non è che hanno fatto alleanza? No, non vedo alleanze, non vedo. Ok. Ok. Quindi andiamo torno all'isola. Forte, se voglio torno a loro. Perché tanto noi usciamo, non è che siamo leggeri, cioè abbiamo un cazzo di autobus qua. Comunque con una ciurma da 4 puoi usare anche altre navi. No. O è cioè questo? Il galeone da 4, il brigantino da 3, lo sloop da 3. Ok. Giustante. Ragazzi, vele. Arriviamo. Ma si accende, Jax? No, sto guardando. Tra di loro. Possiamo fare i piragna? Devo tornare indietro, Joe? Vai, prova. Ok, allora... giro, ragazzi, giro. Non penso. Se riuscite a arpionare, ma non penso all'arena. Magari riusciamo a fare un giro. No, è troppo lontana. E quando le vele sono a vento cambiano. Quando sono giuste, cambiano forma. Sì, gonfiano. Sì. Ok. No, ma non stanno più. No, non mi spacco. Allora, io non vedo. Ce l'ho davanti il forte. Allora, noi ce l'abbiamo uno dietro. Ma qualcuno comunque, lo sta facendo il porte? Vai sul forte. No, nessuno. Ah, perché vedevo l'occhiato che si illuminava. Ma quello dietro, il forte normale. No, io non lo vedevo in questa direzione. Ho davanti una vela enorme. Ma quello che abbiamo esattamente dietro di noi è un galeone? È Skelly. Skelly, se vedi tante luci, okay. Sono comunque... Comunque Skelly. Stanno un po' fightando i due tizi lì, ma io li lascerei là anche. Ma prima arrivano qua. Mi sa che hanno fatto l'alleanza, hanno fatto l'alleanza. C'hanno la bandierina sotto la... Hanno fatto l'alleanza. La serie? Sì, hanno fatto l'alleanza. Vedi che c'hanno la bandierina tutti e due sotto. Visto. Sì. Su cazzi. Ok, ragazzi, allora... Uno sta in nave... Cioè io sto in nave un po', ci diamo un po' il cambio ogni tanto. Sì. Cominciate a portare a termine almeno il forte, dato ne abbiamo solo uno adesso. Sono io. Sbagliato. Quasi quasi meglio che ci tuffiamo e... Vabbè, sono esagerato. Tanto ti fa male lo stesso. Ora. Cioè alla fine abbiamo fatto proprio un errore... Proprio... Madornale, se mi tirate sulle vele. Ah, vi siete buttati così? Perfetto. Tirare su? Sì, volevo ci arrivare. Fermiamo? Sì, ci fermiamo al coso. Sì. Ok, ma siamo già lì? Sì. Cioè, non riconosci qua... quel coso un po' spettrale? No, sì, ma è quello giusto sotto o... No, questo. Sì, quello giusto. Ah, dove sei andato tu, Olaf? Sì. Ok. È arrivato gente. No, abbiamo fatto degli errori orrendi, Simo. Cioè, proprio scandalosi. Da gente proprio che. Scandalosi. Anche noi abbiamo cominciato col. Da 100, però abbiamo cominciato. Da 100 cosa vuol dire? Abbiamo cominciato col forte dei dannati che ci vedono tutti. No, ma a me va bene quello. È che proprio non abbiamo visto. Saremmo fondati lo stesso, va ma bene. A parte quello, però c'è. Jackson sa giocare, sta colpando le basi.
siamo tutti fuori allenamento. Sì, no, ma l'errore non è stato di J-Ax, capito? No, no, è stato da chi giocava da più. No, una somma di, sì, di roba. Cioè. Sì, va bene, ci sta, mi girano le balle. Okay, che... gioca è cambiato, vuoi non vuoi, cioè nel senso l'audio, la grafica. Oh, ma c'è uno con un nome, cioè capitano con il nome in rosso. È un sì, puoi ucciderlo. Ucciderlo. Vedremo se io uccido lui o lui uccide me. Ricordati che puoi parare, mi sembra che col grilletto sinistro puoi parare. E poi puoi fare gli affondi, sempre con due grilletti. Giochi con due grilletti. Oh. Ammazza, ma quanto sono duri. Scusa, ho tirato su troppo la vela. Ecco, finito i colpi. Ce l'hai dentro una baracchetta. Giù, tu vai pure. La mano a loro. Io sto un po' qua, poi ci diamo il cambio, sperando di vedere, perché non l'abbiamo visti neanche arrivare. Però abbiamo anche la una. Spero di vederle. Con la scialuppina. Lo so, ma cazzo, non l'ho proprio visti, E sono morta tre volte e avrei dovuto vederli, Ma i capitani non lasciano giù teschi o robe varie? Loro no, sono là, li vedi? Stanno facendo un modo di squalo. Verde. Cazzo. Sì, cioè, certo che sta roba di dover fare anche la... La? La luce. Vabbè. Ma mi stanno massacrando, ma che cazzo. Dai che sei un mostro, dai che sei un mostro, uccidili tutti, uccidili. Olaf, come sei messo? Ok, come me, bene, come me. Ma per ricaricare i colpi mentre sei in giro? Dicevi, dentro c'è una cassetta dentro in quella capannina. Lì dentro, sì. Ok. Sono un po' troppo addosso, così sono bloccata però. Aspetta, mi giro. Per me stanno arrivando. Ma il traghettatore c'è modo di velocizzarlo o si apre da solo? No, si apre da solo. Pensa che delle volte abbiamo perso le partite perché non si apriva più la porta.